In Ucraina continuano i combattimenti tra le forze ucraine e separatisti filorussi, con l'aggiunta di nuove minacce rappresentate dalle bombe plananti UPAB-1500B, un esplosivo ad alto potenziale che è stato utilizzato per la prima volta nella regione di Donetsk. Le UPAB-1500B sono bombe plananti ad alta potenza sviluppate in Russia e utilizzate dalle forze russe in conflitti precedenti. Tuttavia, questa è la prima volta che vengono utilizzate nella regione di Danetsk, a sostegno dei separatisti filorussi. Queste bombe sono state progettate per colpire grandi obiettivi, come infrastrutture e basi militari, con una grande esplosione che può causare danni significativi. Secondo fonti locali, le UPAB-1500B sono state utilizzate in diversi attacchi contro le forze ucraine causando danni alle infrastrutture e ai civili. Le UPAB 1500B sono solo l'ultima aggiunta a una lunga lista di armi utilizzate nel conflitto in Ucraina. E la loro presenza aumenta il rischio di danni ancora maggiori e perdite di vite umane. La comunità internazionale ha condannato l'uso di queste bombe plananti e ha chiesto una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. Nel frattempo, la situazione nella regione di Donetsk rimane instabile, con la popolazione locale che continua a subire i danni del conflitto.